Toscana Lazio. All'incrocio di queste tre regioni si trova il ristorante La Parolina di Iside De Cesare. Iside è arrivata a fare questo lavoro in una maniera assai singolare. Mi sono trovata in cucina a 19 anni per caso, aiutando mia sorella in un ristorante che aveva aperto. Una volta visto che quella era la mia strada, ho deciso di andare in una scuola di cucina, frequentare dei corsi e da lì mi si è aperto un mondo. Una carriera nata in maniera casuale, ma che l'ha vista subito protagonista nelle grandi cucine. Ho cominciato con Agata e Romeo, quindi la chef Agata Parisella, con Salvatore Tassa, Heinz Beck, poi la Frasca a Castrocaro, insomma è diventato il mio mondo e da lì ho cominciato a camminare poi con le mie gambe aprendo questo ristorante. Sono nata a Roma e quindi non sono di questo territorio, del territorio dove ho aperto il ristorante, ma comunque sia appartengo al Lazio, quindi dal punto di vista culturale per quanto riguarda la gastronomia conoscevo bene quelle che potevano essere le tradizioni nel mangiare, ma ho avuto la grossa opportunità uscendo dalla città di venire a conoscere prodotti direttamente dal territorio e quindi attingere alla campagna, alla collina, alla montagna e al lago di Bolsena che è qui vicino. La cucina di Iside è una cucina genuina, interregionale e di grandissima qualità. La mia cucina la definirei del sapore, perché secondo me la cosa importante quando si crea un piatto è partire da un'ottima materia prima, anzi da un'eccellente materia prima, poi utilizzare la giusta tecnica per non avvilirla e quindi arrivare poi alla parte decorativa. Iside ci ha presentato un piatto molto colorato e tanto interessante. Il piatto che ho presentato è una panzanella di pesci di lago fatto con la trota, perché coniuga la materia prima presa dal lago di Bolsena, quindi pesce d'acqua dolce, che è in un territorio che appartiene al Lazio, e la panzanella che invece di origine toscana, nostra terra di confine, e tutti gli elementi che vanno a comporla che vengono dal territorio circostante. Vi consiglio di abbinare il piatto proposto da Iside con la 10 luppoli le bollicine rosé del birrificio Angelo Poretti.